Prima che inizi il video voglio solo ricordarti che il mio shop è disponibile fino al 10 gennaio. Dopo questa data non potrai più acquistare niente, quindi se vuoi qualcosa, link in descrizione. Oggi andiamo a scoprire che fine ha fatto Elena. Ed è un po' che non faccio reazione al cringe e molto probabilmente me ne pentirò anche, ma devo farla. Perché nell'ultimo episodio ho reactato tutto me contro te e non c'ho avuto tempo per Giastremo. E non va bene, oggi a Giastremo gli dedichiamo un intero episodio. Sono voglioso di Elena e di come cazzo è finita e se c'è ancora nei video di Giastremo, quindi facciamo in fretta. Mettete un bel like, andate a seguirmi su Twitch che siamo live ogni giorno, anche stasera. Signori, se ne avete voglia andate a farmi compagnia su Twitch, letteralmente qua il nome è questo, quindi venite. Iscrivetevi al canale se siete nuovi, mettete un bel like, arriviamo a 5000, chi lo sa, ma per Elena questo è altro, ragazzi miei, e possiamo cominciare a vedere che fine ha fatto e se la recitazione è peggiore di prima, perché magari non si va avanti, si va indietro, capite? Voi non potete saperlo. C'ho anche il monitor che non va, quindi perfetto. Elena, grazie mille per la buona fortuna nel mio lavoro. Ho anche un accendino da dar fuoco ad Elena. Tra l'altro stasera in live su Twitch faremo proprio reazione al cringe, quindi signori, se avete voglia di vedere un po' di Stumble Guys, un po' di Elena, un po' di me contro te o qualsiasi cosa, venite su Twitch alle ore 21, che noi ci siamo. Analizziamo per bene la situazione. Giastremo, guardate, Giastremo scherzo, l'ho già cercato Giastremo scherzo, non mi ricordo neanche quando. Oh, vedete, cerco Giastremo e mi viene how to use an arbitrage strategy in all businessness. Perché Giastremo è un grandioso businessman, come si può vedere dalle sue visualizzazioni con 1 milione di iscritti. Vabbè, non devo parlare io. In ogni caso, fa tantissimi video, come potete vedere. Più di me, 2 settimane, 13 giorni, 10 giorni, 6 giorni, 3 giorni. Ha fatto anche un incredibile shorts che abbiamo già visto, mi sembra. Però non vedo scherzi. Proviamo tutti i botti di Capodanno, che paura. Però io non vedo scherzi. Forse si sono resi conto che non sono in grado di farli? Chi lo sa? Proviamo oggetti cinesi. Ma che cazzo di contenuto è? Proviamo oggetti cinesi. Fare contro piscina ha fatto 1,4 milioni di views. Sapete che vi dico? Io adesso voglio vedere un video vecchio, mare contro piscina, perché non mi sembra di averlo mai visto in vita mia. Quindi vediamo un anno fa. Sono a Isaccea in Romania e dietro di noi vediamo l'Ucraina. E questa è la chiatta che porta ogni giorno lontano dalla guerra ancora. Scusami, mi devo vedere mare contro piscina. Sono priorità. Attenzione, il primo frame è il culo di Elena. E infatti guardate l'impennata di visualizzazione qui. Vedete quel picco lì, c'ha 12 anni, c'aveva qua. Che pezzo di merda Giastremo che sfrutta il culo di Elena. In piscina, lasciate un bel mi piace a questo video. E mi raccomando, ricordatevi anche di iscrivervi al canale, anche perché è facilissimo. Perché è facilissimo, ragazzi, iscrivetevi al mio canale perché è facilissimo, davvero. YouTube è davvero un genio a fare un pulsante cliccabile. Ma i commenti come sono? No, sono tranquilli i commenti, non me l'aspettavo assolutamente. Allora, vediamo mare contro piscina differenze, perché ce le deve dire lui le differenze, non ce le dobbiamo dire noi. Lui ci deve far notare delle differenze spaziali, tipo se non lo sapete, in piscina avete un'area circoscritta molto precisa, in mare avete, invece avete il mare aperto e molto spesso non è possibile toccare ogni punto. Grazie. Spero di esservi stato utile, sicuramente più di lui. La sua intro perfetta. Oh cazzo, perché questa è la prima cosa che si vede? Mica che capelli il remo. Mare, il tragitto. Ah, perché cambia anche il tragitto per andare al mare in piscina, giustamente. Ma guarda oggi che bella giornata. Ma che capelli c'aveva Giastremo? Ma ora ragazzi non c'ho sti capelli. Io non ho ancora sentito Giastremo dire Elena in ogni caso. 42.000 like e aggiungiamolo una. No, no, mi ha messo sta cosa. Ok, non gli metto like. La trascorrerò tutta al mare. Mettiamo la borsa. Mamma mia, quanto si vede chiaro, quanto l'esposizione è altissima. Lo facciamoci accompagnare da questa navetta. Vale, quello lì è il padre che scassa la navetta, la distrugge. Mentre il conducente è arrivato, dai, andiamo al mare, su, che è tardi. Ma che mare è mare? Oggi servizio navetta è chiuso. Come è chiuso? Ma servizio navetta, ma questo cos'è? È quello del golf per andare a prendere le palline. Ma che cazzo di navetta è? Ma poi quello è suo padre. Bene, oggi. Sì, purtroppo è chiuso il servizio navetta. Oh, effetti sonori di batteria scarica di... Diciamocela. No, non so, questo qua è l'effetto sonoro di batteria scarica di qualche dispositivo che lui l'ha messo. Perché non metterlo? Per quale motivo? C'è la navetta, ci sarà pure un motivo. Adesso mi devo fare 1 chilometro per arrivare in spiaggia. Ma pensate, qui sembra che sto facendo la maratona. Ho capito, il concetto l'abbiamo capito. Possiamo andare a piscina. Tra l'altro dura 5 minuti e 29. Non dura un cazzo sto video. 1 chilometro, qui sembra che sto facendo la maratona. Quanti insetti.
senso. Poco dopo, hanno detto che ci mettevano ora a piedi. Poco dopo, è passati 2 minuti. Ha usato slash TP. Come sempre, l'ombrellone in prima fila. Musica. Siamo qui a caso, perché non sta succedendo niente di azione. Oh, attenzione che gli si vede sotto palla. Va bene il culo di Elena, ma sotto palla di Remo lo evitiamo. Meglio di me, nessuno. Dai, puoi andare a fare un tuffo. Questo? Ma è sempre suo padre. Ma basta pullizzare suo tuo padre. Ancora lei? Come ha fatto arrivare prima di me in spiaggia? Ho usato la navetta. Ah, e lei la può usare o no, eh? No, io sono il proprietario. Minchia, davvero, davvero molto lol. Risate. Per altre persone. Cosa devo fare? Prendi questo. Vai, dai. L'ha cacciato. A un'altra parte. Vai alla spiaggia libera. D'un po'. Vabbè, se non paghi, Cristo Dio. Piscina c'è, Elena. Vediamo se... Ok, no. Il picco non c'è questa volta. Attenzione, il picco c'era solo al culo. Gitto per la piscina. La piscina era prestata da Elena per qualche motivo. Ok, sono pronta per andare in piscina. Nella borsa ho messo l'asciugamano, gli occhialini e la cuffia. A chi lo sta dicendo? Questa è una un'ottima domanda. No, io mi chiedo queste cose, non saprei. Andiamo da qui. Musica esosa che rappresenta la felicità della persona a fare questi video. Io continuo a sperare che sia pagata, Elena. Ah, sono già arrivata, adesso inizio a prepararmi. Ciao, buongiorno. Elena, chiedi una percentuale. Ma ancora lui. Ma povero padre. Minchia, meno male che mio padre mi ha fatto fare 2 video che ha voluto lui farli, tra l'altro. Ah, vabbè. Ah, molto caldo, vorrei una limonata rinfrescante, se possibile. Tutto quello che vuole. Se desidera tutto quello che vuole. Sono a tua piena disposizione. Oh, pedofilo. Oh! Questo sta facendo troppo il gentile con Elena. Non mi picchiate, Elena. Un sacco di patatine. Ecco a lei. Ah, grazie. Ecco a lei. Lui intanto va in spiaggia. Intanto la parte della piscina si mischia con la parte della spiaggia. Non si capisce. Credevo fosse finita. No, c'è di nuovo. Come flex al fisico il mio giocatore. Sto bel bagno. Intanto è diventato... Perché cazzo? Per quale mica di motivo è diventato tutto rosso, tra l'altro? Cos'è? O c'è il tramonto, o la color correction si è sminchiata, o non c'è mai stata color correction e... Boh, ma che cazzo è successo? Da quante scottature? Nemmeno la crema ha funzionato, perché non... Ah no, sta semplicemente fingendo di scottarsi perché allora ha messo il filtro rosso in più. Oh, l'entrata in acqua. Attenzione, tra l'altro il testo non è centrato. Non so se avete notato questa incredibile cosa. Testo che è messo... un po' troppo a sinistra e un po' troppo in alto. Perché centrarlo? È incredibilmente complicato. Vai già stremo. Ora entriamo in acqua. Però prima ci facciamo una doccia. Fatti una doccia. Ma che cazzo di doccia è? Beh, è una cascata. È il Niagara sta doccia. Già stremo di dov'è? Sardegna, Puglia, Sud, Terronia. Terronia. Cosa c'è in Terronia? Perfetto. Perfetto. Hai appena ottenuto 2 litri d'acqua. Bah, qua. Perfetto. Fammi vedere. Basta sta scena del culo. Fammi vedere. Mamma mia che entrate in acqua. Si mangia le patatine. Tutti in acqua al mare. Oh, mi sono dimenticato le ciabatte vicino alla riva. Devo andare a prenderle. Scotto un po' di ombra. Ma non puoi andare direttamente in mare al posto di tornare, scottarti di più e poi prendere le ciabatte e poi portare le ciabatte al mare. Ma vai in acqua direttamente. Che cazzo vai a prendere le ciabatte? Mi ha ascoltato, ha attuato il mio consiglio. Mare versus piscina di Firenze versus già stremo. Elena, estate, vacanze, dei bellissimi tag. Mamma mia che fregno. Sì al mare. Ma hai visto oggi quanto è limpida l'acqua? Sì, oggi è proprio bella. È verde. È più bella l'acqua di Genova. Ma è verde. Ma dove cazzo siete al mare? Eppure sono del sud, cazzo. Ma dove sono al mare? È venuto... C'è lo slime che hanno fatto 3 anni prima dentro. Perché non facciamo dei tuffi? Li vorrei fare, ma da dove ci possiamo tuffare? Non ti preoccupare. A questo... A Genova non ci sono sti problemi. A Genova c'è uno scoglio ogni 2 metri che puoi prenderti e tazzo si fa male il piede. Ma almeno puoi tuffarti. Non devi utilizzare un giastremo. Sono io. 1, 2, 3. Sono estasiato. Ehi, tuffi, sono un po' meglio in piscina, sì, eh. Sì, tanto oggi è la piscina libera. Va bene, vediamo chi fa il tuffo migliore tra noi due. Tra l'altro, Remo c'ha la cuffia che gli escono tutti i capelli. A che cazzo serve sta cuffia? Deve flexare il fatto che deve avere tanti capelli. Perché, ma che cazzo è sta faccia? Ma cos'è? Prende... Oh, no, non mi va più paint. Olle. Ah, è proprio Elena. Quante Elena possono esistere se non questa? Ah, mi ha aperto 20 paint.
Grazie PC 2018, molto gentile. Vediamo chi fa il tuffo migliore tra noi due. Si tuffi. Chia, iscritti gli ultimi 10 giorni meno 10.000. Già stremo. È peggio di me. Io ne ho persi 100. Già stremo ne ha persi 10.000. Iscrivetevi al mio canale. Disiscrivetevi a quello di Già stremo se per caso siete iscritti. Ah. Scusate, non me ne ero reso conto. Facciamogli perdere un altro. Mamma mia, che tuffi. Io avrei una paura. Come fai, Elena? Tengo questo qui. Madonna. Mamma mia, non ha preso slancio per un cazzo. Elena, questo sicuramente non lo saprei fare. Il tuffo a capriola. L'ha fatto proprio perfetto. È atterrato proprio con i piedi. Mi è piaciuto. Elena. Io so fare con la giravolta. Impossibile. Ha 28.848.984 like. Provo anche a farlo. Ci vuole coraggio da vendere e io non ce l'ho. Quindi aggiungete i like richiesti. Grazie. Mettete un like al video. Mica un bel video al mare in cui provo a replicare i tuffi epici di Già stremo. È incredibilmente da fare. Io sono impaurito. Vabbè, non me ne frega più un cazzo. Senti, cosa c'è? Piscina, la nuotata. In questo mare verde. Ma è pure sporca. No, è la fotocamera. Sporca, vabbè. Ci si confonde, eh. Oh, ma cos'è questo? Ah, è un'alga. Ma ce ne... ma è tutto un'alga. Oh, ma cos'è questo? Che recitazione. Una medusa. La medusa in quel mare muore prima. Stremo, è tagliata la scritta è tagliata. 33 euro una felpa. Signori, io vi ricordo che ho uno shop e le felpe sono disponibili fino al 10. Dovrete prendervele e costano meno di quelle di Già stremo, 29 euro. Oggi abbiamo 23-13 anni, ma non c'è uno spazio. Ma siamo stati bambini anche noi. Ah, qua c'è tutto il percorso fatto. Un percorso che immagino sia emozionante. Vediamo un attimo come adesso Già stremo ed Elena, perché qui, secondo me, ci sono state delle modifiche. Questo qua l'abbiamo visto su Twitch, è molto bello. Ma tutti gli altri no. In realtà Elena, guardate che canta bene, eh. Guadagno più io, ci sono Just It. Ti capirei se non dicessi neanche una parola. Mi basterebbe un solo sguardo per immaginare mare blu e niente. Dai. Qua sono bravi, qua sono davvero davvero molto bravi. Vabbè, sentite, io ho fatto Catossino come canzone, non io mi adeguo a quello. Se vi abbonate su Twitch potete sentire anche altre mie due canzoni. Ecco qua uno sneak peek. Andate a scuola, beh, qua andiamo a Liti. Posto dove se ti giri vedi un professore bello in crisi. Ma stai tranquillo, lancia. Non credo a nessun'altra, poiché ho pensato che la vita è bella, non c'è proprio niente da fare. Qualche volta devi fartela magari piacere. Per ascoltare completa abbonatevi. E se volete ascoltarne una a caso che ho fatto io, Catossino, la trovate qui. Per concludere andiamo a vederci uno shorts dei me contro te. Perché così sapete, magari è ancora peggio. Aiuto. 2, 3, 4, doom tech, tech doom tech. Doom tech, tech doom tech. Mettete un bel like, seguitemi su Twitch. Ci vediamo in un prossimo video.